Che era sul cammino delle nostre squadre, lo Sportul Sudentesce di Bucarest, che all'andata aveva battuto l'Inter per 1-0 e l'Inter ha dovuto far ricorso a tutte le sue migliori armi per poter nel secondo tempo ribaltare il punteggio. Ecco al 23esimo il bel gol di Liam Brady, significativo che i due gol siano venuti dalla coppia straniera, Liam Brady e Karl-Heinz Rummenigge. Rivediamo il bellissimo gol di Brady con uno schema ben studiato su punizione, quindi un gol sicuramente non casuale e un gol poi bellissimo per dove la palla viene mandata, in modo che il portiere assolutamente non possa farci niente. Ma l'Inter, che doveva ribaltare la sconfitta dell'andata, ha dovuto soffrire fino alla conclusione, fino a quando Rummenigge a 6 minuti dal termine ha trovato il gol della vittoria. Il primo gol italiano di Rummenigge nelle Coppe Europee, dopo che Rummenigge è stato a lungo tempo un re degli Eurogol. Ecco il primo Eurogol italiano di Karl-Heinz Rummenigge. Con Castagnere più rilassato di ieri sera, avete corso un brutto pericolo, a parte il risultato positivo, molta fatica però per qualificarvi. È molta fatica perché la squadra avversaria era veramente forte, e perché purtroppo noi abbiamo buttato via parecchie occasioni la partita d'andata. Bastava fare un gol a Bucarest e ieri sera sarebbe stato tutto più semplice. Invece dover rimontare un gol con la preoccupazione di non prenderlo, perché prendere un gol voleva dire complicare, compromettere praticamente la qualificazione, ha fatto giocare un po' tutta la squadra un po' contratta, quindi con un'eccessiva preoccupazione, anche se devo dire che i giocatori hanno giocato una partita entusiasmante sul piano dell'impegno, generosissimi, e alla fine abbiamo vinto meritatamente, anche perché credo che anche ieri sera le nostre 6-7 palle gol le abbiamo create, e quando una squadra riesce a creare un numero così alto di palle gol vuol dire che c'è. Con un Rummenigge in questa condizione penso che le soddisfazioni in futuro non dovrebbero mancare. Parliamo del futuro, Ilario, siamo appena ai 16esimi ed è una coppa dove ci sono fior di squadre, Real Madrid, l'Anderlecht, l'Ajax, il Manchester United, non è un cammino affatto facile, con la fatica che avete fatto ieri per una delle squadre più deboli tra l'altro tra quelle rumene. Beh, sai, lo Sportul in questo momento secondo me è pari alla Dinamo di Bucarest, che l'anno scorso è arrivata in semifinale di Coppa dei Campioni. Io ritengo che molte squadre che si sono qualificate siano di pari valore allo Sportul. Tra l'altro, così dando un'occhiata a queste squadre che hanno passato il turno, sembra più una Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA, che non la Coppa dei Campioni vera e propria, e quindi il cammino sarà sicuramente durissimo, ma credo che l'esperienza di questo primo turno ci sia servita, perché sarà determinante proprio per non prendere le paure che abbiamo preso ieri sera, essere concentrati sulla partita fuori casa, perché assolutamente una squadra nelle partite esterne deve fare gol per poter giocare più tranquillamente in casa. Castagnieri, in questi